conosciuto delle ragazze che non era convinta di... c'era qualcosa che la turbava in queste ragazze, perché lei non riusciva a capire bene cosa volevano da lei. Non è stata imprudente. Semmai, dopo che è capitato il fatto, qualcuno ha detto è stato troppo generoso. Finché ci sono queste figure come Suor Maria Laura, fanno capire che c'è speranza nel futuro, perché sono le luci del mondo. Io sono una tartanera. Questa è la frase che diceva spesso mia zia. Queste montagne, questi prati, soprattutto il torrente, sono tutte cose che parlano di lei. Il nome di Suor Laura, Suor Maria Laura, era Teresina, nome di battesimo. Dopo circa 12 giorni di vita, Teresina rimase senza la mamma, che fu colpita da una setticemia, insomma, da un'infezione. E così vennero in soccorso i parenti di Tartano. E arrivò la nonna materna a Villatico a prendere, diciamo, in consegna questa neonata. Col treno salì a Colico, arrivò a Talamona e da lì dovette affrontare un'antica mulattiera, perché Tartano non era collegata da una strada carravile. E dal fondo valle fino a qui sono circa 20 km di distanza, e qui arriviamo a 1500 metri, quindi arrivo proprio in queste contrade dove abitava la nonna e le zie che a turno l'aiutavano a tenere, ad allevare, insomma, a svezzare questa piccola neonata. Io sono figlio del fratello Amedeo di Suor Laura, un fratello che era molto legato anche spiritualmente a Suor Maria Laura. E ricordo fin da piccolo questa presenza costante che veniva a casa nostra quando poteva, oppure se andava a trovarla. La ricordo che era non tanto grande, un po' gracilina, però aveva due occhietti che era come che ti guardassero dentro. Abitavo un po' più lontano, però andavo a giocare da mia cugina Adriana, sua sorella Elia e le bambine che c'erano lì, e c'era sempre anche Teresina di solito quando andavamo nel pomeriggio. Si giocava buttando la pallina sulla parete, che era la parete della casa di Suor Maria Laura. Erano i giochi che si facevano normalmente da bambini, senza nessun giocattolo particolare, salvo una pallina da tennis pelacchiata che chissà da dove era arrivata, poi a nascondino, a bandiera, giusto, sì. Teresina comunque, lei era sempre contenta quando veniva, giocavamo insieme, però se capitava che la sorella o la mamma la chiamavano, magari c'era un piccolino in casa, lei correva via, sempre sorridente, sempre veloce. Non l'abbiamo mai vista, io almeno, io non l'ho mai vista una volta triste o arrabbiata. Era sempre molto solare, contentissima di giocare, ma anche molto attenta, sì, verso i suoi fratellini e le sorelline che c'erano ancora più piccoli di lei. Mi ricordo che venivamo spesso nella cappellina della scuola apostolica Santa Teresa e Bambin Gesù, che è questa che abbiamo questa di fronte. C'era una cappellina e si veniva a
pregare o magari anche la messa, e poi si frequentavano tanto le suore, che c'erano le suore figlie della croce, e ci trattenevamo con loro, e soprattutto si passavano le domeniche pomeriggio da loro, e anche lì eravamo tutti in gruppi, anche Teresina probabilmente la sua prima vocazione magari può essere nata anche da questa vicinanza delle suore, penso. Ho conosciuto Suor Maria Laura anno 1957, quando lei e Dio desideravamo essere figlie della croce e siamo andate a Roma per cominciare postulato e noviziato. Suor Maria Laura era una figlia della croce, veramente innamorata del suo carisma. Lei, in genere, quando firmiamo, noi facciamo Suor e poi facciamo FDC, figlia della croce. Lei mai. Lei firmava Suor Maria Laura per esteso, figlia della croce. Se io dovessi riassumere la vita di Suor Maria Laura, mi servirei di un cartello, di uno scritto che c'era fuori dalla porta della Cappella delle Suore. C'era scritto: entra per pregare, esci per amare. Io l'ho vista tante volte, Suor Maria Laura, alzarsi presto al mattino, l'ho vista in chiesa pregare un profondo silenzio, non leggeva, stava là davanti all'Eucaristia. Poi si alzava, usciva ed amava in tutti i modi. Era veramente questa Suor Maria Laura. Una relazione al mattino col suo Dio e la relazione durante tutta la giornata col suo Dio negli altri. Era, oltre a tutto quello che faceva, era per tutti, era veramente una donna donata a tutti, ma aveva qualcosa di particolare per i giovani, perché lei, che era impegnata per i poveri, diceva: i giovani nell'odierna società sono i più poveri dei poveri, perché facilmente influenzabili. Carissimi ragazzi, la prima tappa dei vostri studi è terminata. Ora vi inoltrate in terre nuove, la cui esplorazione è attraente e benefica. Siate saggi e desiderosi di apprendere nella verità ogni cosa buona. Cambieranno tante cose in voi e attorno a voi, ma ciò che dovete conservare è la semplicità della vita, la freschezza che nasce dal cuore puro, lontani dal compromesso. Continuate a salire con passo sicuro, decisi nel bene, con occhio attento alle necessità degli altri. Vi abbraccio di cuore, Suor Maria Laura Mainetti. Avevo conosciuto Suor Maria Laura quando avevo 6 anni. Per lei era il primo anno di insegnamento. Suor Maria Laura ha iniziato ad insegnare proprio nel 1961. Era una figura proprio, si poneva con leggerezza, ma anche sicuramente con un certo carisma verso tutte le alunne, verso la classe. Non aveva bisogno di imporsi o di riprenderci, era molto seguita, questo me lo ricordo molto bene. Mi chiamavano il braccio destro di Suor Maria Laura e di questo veramente ero molto, molto orgogliosa.
vissuto donandosi agli altri, mettendo in pratica quella parola che era la base della sua vocazione: devo fare qualcosa di bello della mia vita per gli altri. E questo è il sentimento dell'amore. Non scherzava mica lei. Con la sua semplicità e con la sua umiltà ho scoperto che era straordinaria in quello. Non era una carismatica, era l'incontrario. Forse è proprio la sua umiltà che è straordinaria, è quello che ho riscoperto proprio dai suoi scritti e dalle testimonianze che poi ho sentito. La mia maestra, Suor Maria Laura, che rivedo in mezzo ai banchi di scuola, mi ha lasciato un entusiasmo. E questo entusiasmo, questo amore così pazzo, queste sue parole ti riempiono veramente. Lei parla di un amore che la rende felicissima, quindi felicità, gioia, entusiasmo nel dono. Questo mi ha lasciato. La chiamavamo Suor Sorriso, sempre sorridente. Io sono stata testimone tante volte di suore che magari vivevano un momento non sereno. Non l'ho mai vista alzar la voce, dire qualche cosa. No, lei era sempre gentile, sempre sorridente, e lei parlava, non alzava mai la voce, e alla fine riusciva sempre ad aver ragione lei. Poi avrei mai immaginato quel che succede adesso, che da alcuni anni devo parlare di Suor Maria Laura. Se Dio si è fatto uno di noi, io devo trovare Gesù Cristo in ciascuno dei fratelli. Ed era arrivata a dire un'espressione quasi ingenua: quando qualcuno bussa alla mia porta, è il mio Gesù che mi chiama. Suor Maria Laura, che si chiamava anche familiarmente Suor Laura, mi aveva messo al corrente il lunedì 5 giugno, dopo una riunione nella sala parrocchiale qui vicino, che c'era stato un incontro. Poi si era fermata lei con la signora del centro di aiuto alla vita per raccontarmi quello che avevano vissuto il sabato precedente, 3 giugno, e mi disse: guardi, ci è capitato questa cosa, una ragazza mi ha chiamato verso le 9:30, un quarto alle 10 di sabato, che era in una condizione pietosa, dicendo che era stata violentata, è rimasta incinta, abbandonata da tutti, e voleva incontrarmi. Suor Maria Laura ha pensato bene di chiamare una persona che conosceva del centro aiuta alla vita, perché dice: io non so come aiutarla. E ha detto a questa signora: noi siamo lì a quell'ora in Pratogiano, tu passa, fa finta di passare, io ti chiamo e poi vediamo. Così succede, ma quando questa signora passa, Suor Maria Laura dice: oh, bene, vieni. La ragazza si alza, veramente inviperita, va, telefona e poi dice: no, basta, oggi me ne vado, niente, se n'è andata. Per cui Suor Maria Laura alla comunità ha raccontato e ha detto: ho mancato di delicatezza, ho sbagliato, no? Attenzione, non dobbiamo essere indelicate, se telefona non fatti domande. Quando questa ha telefonato alla sera, le suore avevano terminato la preghiera di compieta perché era tardi e si erano andate tutte nelle proprie camere, suona il telefono. Allora la suora, che era qui a questo piano, che dormiva, dice: Suor Maria Laura, e quella ragazza? E Suor Maria Laura dice: va bene, vai a letto, grazie, e va in camera e risponde alla ragazza. La ragazza dice: suora, io sono qui in Piazza Castello, venga, io sono disperata, eccetera, eccetera.
e parlava sempre: sono sola, ho due amiche, ma adesso se lei viene... Suor Maria Laura ha cercato di convincerla: ma vieni tu qui nell'istituto, siamo vicini, non è lontano, vieni. Ma la ragazza: no, no, venga lei, venga lei. La suora allora chiama me, dice: guardi, Erika mi ha richiamato, mi ha fissato l'appuntamento in Piazza Castello, vicino all'obroli del telefono a muro che c'era a quei tempi. Non chiamo più la signora del centro di aiuto alla vita, perché ho visto che l'altra volta era rimasta male quando l'ha incontrata. Lo dico a lei: venga a verificare sul posto, ma stando un po' defilato, come dire, di non intralciare per non costringere ancora una volta la ragazza a rifiutare. Vado in piazza, ma non c'è nessuno, né una ragazza né la suora. Dico: ma cosa succede? Dico che la suora, vado incontro alla suora, allora vado a cercare la suora per dire che la ragazza non c'è. Allora sono venuto qui in parrocchia, ho preso la bicicletta e sono andato giù da questa strada della piazza in centro al paese, salendo sulla strada che la suora avrebbe dovuto fare per andare a cercare la ragazza. Arrivo ancora in Piazza Castello, non c'è nessuno. Allora prendo una via a sinistra prima della chiusura dell'inizio del semaforo, si chiama via Bottonera, entro, una via un po' più stretta, un po' più buia, girando con la bicicletta quasi in cima a quella strada, vedo una ragazza vicino a un muro, un po' distante dalla strada, che sta telefonando tutta vestita di nero. Dico: sarà questa qui la Erika? E vado avanti però in bicicletta, mentre stavo a incontrare la suora. Difatti arrivo al semaforo e arriva la suora che sta camminando a piedi. Ma suora, dove sei stata? Dico: perché non c'eri in piazza? E dov'è? Perché la ragazza Erika è di là? Sì, ci siamo già incontrate, ma dove eravate che non vi ho viste? Eravamo dentro in quella via, in via Bottonera. Dopo ci si è pensato, è stata un'astuzia per tirarla via dall'incontro della piazza e poteva passare qualcuno a vedere, conoscere la ragazza, quindi... E perché è andata di là? Perché mi sta aspettando. Perché era convinta di essere riuscita a convincerla ad andare in istituto. Quindi era tranquilla. E allora lì ci siamo salutati. Non me la sono sentita di seguirla per non andare a intralciare il lavoro che sembrava che andasse a buon fine. E quindi pensando che tutto finisse bene come era previsto. Dopo poco la ragazza ritorna accompagnata dalle famose due amiche. Queste due amiche recitano la parte veramente delle vere amiche: suora, la ringraziamo, ha fatto bene, ha proprio bisogno di venire a riposare, perché insomma tutto su questa linea. E quindi parlando si girano, parlano, vanno verso via Poiatengo e Suor Maria Laura parlando va. Però ha cominciato ad avere dei dubbi, perché lo dicono loro, quando l'abbiamo invitata a seguirci per andare in via Poiatengo. E non capivo il motivo, perché dovevo andare dall'altra parte per andare nell'istituto. Però la giustificazione l'hanno condita via dicendo: perché lì c'è la macchina dove ci sono gli effetti personali di Erika che deve prendere per portarli poi nell'istituto per venire a dormire. Lei quando arriva a quel punto non vede la macchina e dice: ma là non c'è la macchina, dov'è la macchina? Allora ha capito che la imbrogliavano, quindi ha reagito. E lì le ragazze non hanno spiegato bene, ma devono averla veramente... hanno sicuramente l'hanno colpita e poi l'hanno trascinata nel luogo dove avevano deciso di sacrificarla a Satana. Quando sono arrivati lì e Suor Maria Laura ha visto che avevano un coltello, lei, che credeva nei giovani, ancora tenta di dire: ma cosa fate? Ma lasciate stare, lasciatemi andare, non dirò niente a nessuno, ma pensate, ma cosa state facendo? E una risponde: bastarda, devi morire. Allora lei in ginocchio si mette in relazione col suo Dio
E le ragazze dicono che a un certo punto, mentre loro la colpivano, ciascuno, uno, 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 per arrivare a 6, 6, 6, ma poi hanno fatto 19 colpi, l'hanno sentita a un certo punto dire chiaramente: Signore, perdonale. Questo li ha sorprese, perché dovevano ottenere un effetto diverso. Questo lo dicono loro. E quindi l'hanno coltellata ed è rimasta lì. E sono andate ai Lautini a giocare con un amico che è venuto a prenderli in macchina, poi chi sia. È rimasta tutta notte. Al mattino alle 6 passa un uomo, vede questo cadavere, chiama i carabinieri, maresciallo, vanno a vedere, non riconoscono la suora, la pensavano una persona straniera. Allora mi chiama il maresciallo, Don Ambrogio, venga che c'è qui un cadavere. Io dico, sarà mica la suora. E quando è venuto fuori la motivazione, se prima c'era un dolore tremendo, è venuta una coltre di oscurità asfissiante per sacrificarla a Satana. Frequentavo la scuola alberghiera e ricordo che quella mattina sono andata a scuola come tutte le mattine e ricordo di una mia compagna che mi disse: Chiara, è morta una suora. E io subito ho pensato: sicuramente non è successo a Chiavenna, sarà successo in qualche paesino vicino a Chiavenna. Ed è stato uno spavento enorme perché per una piccola comunità come Chiavenna è stato veramente uno shock per noi. Ricordo di aver appena compiuto 18 anni e di aver dormito in mezzo ai miei genitori per la paura, eravamo terrorizzati. Il 6 giugno io ero in ufficio, ricordo al tavolo avevo appena finito una riunione, un consiglio, e mi è arrivata la notizia di una sorella e mi ha detto quello che era successo, che avevano ucciso Suor Maria Laura. Io non ci credevo, ho ancora davanti questo tavolo di riunione, questa telefonata e questa incredulità che poi è sfociata in un urlo. Insomma, in un urlo, più che dopo, il pianto è arrivato dopo, proprio l'incredibilità, l'avevo sentita forse 10 giorni prima e sono corsa a casa da mia madre perché non riuscivo a crederci, quindi sono cominciate poi le telefonate e sono andata a Chiavenna il giorno dei funerali e sono andata a vedere il luogo dove l'hanno massacrata e non riuscivo a crederci, proprio incredula, e dopo poco per volta mi sono accorta che era vero, quindi non c'erano più le telefonate, non c'erano più le lettere. Io invece alla fine di quel maggio lì ero andata in Terra Santa, un pellegrinaggio. Al ritorno è venuto mio marito alla Malpensa a prendermi e saliti in macchina non è più riuscito a trattenersi e mi ha rivelato che era stata uccisa Suor Maria Laura. È stato un momento terribile. Il 6 giugno, tra l'altro, io dovevo andare a trovarla
ma mi sono fermato da mia cognata che era a casa da sola con mia moglie e così si vede che doveva andare così, insomma. Se no andavo da lei a trovarla quella sera lì senza averla avvisata, insomma. A volte mi sono chiesto perché non sono andato a Chiavenna, che io ero partito per andare a trovare lei. Poi ho capito che forse non dovevo andare da lei, perché c'era già un disegno su di lei. Nel parlare col vescovo, nell'annunciare la tragedia che era capitata, prima ancora di sapere chi fosse stato ad ucciderla, dico: guardi che la suora è uscita perché è stata chiamata, io lo so perché ha chiamato anche me, è uscita per far del bene, convinta che fosse una persona da aiutare, e quindi per me è martire, ha pagato con la vita la sua generosità. Poi quando si è saputo come è morta e l'hanno raccontato le responsabili, in più che aveva anche perdonato, a quel punto anche il vescovo, il Monsignor Alessandro Maggiolini, fa: non si può morire come è morta lei, questa donna, questa suora, se non si è preparati. Il martirio non si improvvisa. Allora dice: di alle suore di andare a cercare tutto quello che possono, autorizzandole anche a guardare le sue agende personali, segrete, per capire qual è stato il percorso di questa donna. E lì allora suor Beniamina Mariani, che erano coetanee, diciamo, erano fatte il postulato insieme, hanno cominciato a raccogliere, ma cosa dico, che non sapevano un granché di questa suora, che era talmente normale, faceva le cose normali, che cosa di particolare. Quando lei è morta e noi attraverso i suoi scritti abbiamo scoperto la sua profondità, mi sono vergognata. Io non l'ho capita così profonda. Lei, quando era nella sofferenza o nella gioia, parlava con Gesù. E quando parlava con Gesù scriveva. Allora, quando si leggono quegli scritti, io lo ripeto, mi sono vergognata di non averla conosciuta prima. Suor Maria Laura ha concluso la sua vita con un gesto radicale, di grande forza e di grande intensità. Ha detto: io vi perdono. Perdono è un amore grande fino all'eccesso. E nessuno può arrivare a un perdono così grande se non ha coltivato dentro la sua vita un continuo dono di se stesso, che è rinuncia a sé, ma è generosità piena a servizio degli altri. Un amore talmente grande che qui c'è la piena identificazione con Gesù, colui che ha dato il perdono a tutti noi dall'alto della sua croce. Qui sta la grandezza della personalità di questa grande testimone del Signore Gesù. Ricordo un giorno che andavo a trovarla, e eravamo di fuori del suo convento dove c'è quel bel giardino, e io, per provocarla un po', le dissi: vedi zia, ho usato una frase del Vangelo, ti ho detto, tu sei in mezzo alle palme, a questi bei giardini, no? Hai già il centuplo qua giù, noi invece abbiamo dei piccoli giardini e poi avrai l'eternità. E lei, quando ha capito un po' la mia provocazione, mi disse: no, io non vedo l'ora di conoscere il mio sposo. E questa frase me la sono ricordata dopo che è morta, quando sono andato alla prima messa, prima del funerale, e tra me e me mi sono detto: zia, ce l'hai fatta raggiungere il tuo sposo. Per me è sempre stata beata, anche prima che la Chiesa lo proclamasse. Saperla beata è una protezione in più. Mi sembra che forse ci possa proteggere di più. Suor Maria Laura è una cristiana dei giorni feriali, ossia ha cercato di amare Gesù e di servire i fratelli nella semplicità della vita quotidiana
ordinaria. E in questo modo è sentita dai nostri cristiani come una di noi, non solo perché è nata e vissuta per lo più nel nostro medesimo ambiente di vita, ma perché ci insegna che per diventare santi non occorrono opere straordinarie, ma vivere straordinariamente bene l'ordinario, in tutta semplicità. Ecco, davanti a qualsiasi persona e a qualunque necessità, ella si domandava cosa farebbe Gesù al mio posto. Oggi la giustamente Suor Laura è esaltata in cielo e in terra. E loro sono salvate anche loro, perché quel perdono lì è l'ancora di salvezza anche per loro. Se lo riconoscono, perché la misericordia di Dio è più grande di ogni malefico progetto. Tu hai tolto la vita, ma si è esaltato la fede e l'amore. Nessuno può distruggerlo. E questo è un valore da far conoscere nel mondo d'oggi, perché si può avere l'impressione che il male trionfi, che i cattivi predominino. Sì, ti possono uccidere, ma non distruggeranno mai l'amore, perché l'amore è Dio. E questo è importante, è un messaggio da far sapere. Io, siccome in questo periodo sono molto... molti rapporti sempre con persone che vogliono sapere qualcosa di lei, lo faccio perché mi sembra giusto. I beati hanno qualche cosa da dire a noi della loro vita, quindi è giusto che io dica qualcosa. Però spesso penso a Suor Maria Laura, che presente, che mi guarda e mi dice: ma dai, ma cosa stai perdendo tempo? Ma lascia perdere, ma non sono cose importanti. E la vedo così anche adesso, anche mentre vi parlo, io vedo Suor Maria Laura che mi dice: ma dai, non esagerare, lascia perdere, ma sono cose normali, perché lei era così semplice, così umile. Era la donna dell'ordinario che faceva lo straordinario, ma era una donna dell'ordinario. Che al mattino è andata a messa e la lettura era quella del saluto di San Paolo ai cristiani di Mileto: non vedrete più il mio volto. Poteva dirlo anche la suora, non lo sapeva. E il saluto di Gesù: Padre, ho fatto quello che mi hai dato da compiere, posso tornare a te. Poteva dirlo anche lei. Per quello che dico, Dio la preparava al martirio.